Era il 2 aprile del 1808, alle 18:15 a Pinerolo la terra iniziò a tremare. Le scosse anche del settimo e del nono grado della scala Mercalli si susseguirono per 3 giorni. Nelle prime ore se ne contarono addirittura 60. Lo sciame sismico cessò solo 2 mesi dopo e le cronache del tempo parlano di crolli, lesioni, gravi danni, ma per fortuna non ci furono morti. Nell'ultimo secolo, dal 1908 al 1980, i terremoti nel Pinerolese sono stati 20. Un rischio, quello sismico, che ha fatto sì che almeno a Pinerolo e nei comuni del territorio, oggi la percentuale di edifici costruiti secondo criteri antisismici di sicurezza sia più alta che altrove. Prevenire, insomma, è sempre meglio che dover poi intervenire in stato di emergenza, anche perché spesso non sono i crolli improvvisi a generare i danni più seri, quanto l'impreparazione e l'incapacità nel gestire la situazione di allarme e di crisi. A fare il punto della situazione ANPAS, Protezione Civile e Croce Verde, che proprio a Pinerolo hanno dato vita ad una giornata di confronto e di studio. In caso di terremoto, meglio non rischiare. È un fenomeno che va conosciuto, affrontato con responsabilità e con competenza, da chi porta aiuto e soccorso, ma soprattutto da chi è vittima. Una giornata per parlare di un terremoto che non c'è, che non stiamo vivendo come un'emergenza, ma che potrebbe esserci qui come in molte altre parti d'Italia, domani, dopodomani, non sappiamo quando. Quindi una giornata essenzialmente volta a fare informazione, a comunicare il rischio, ma anche una giornata per fare il punto su tutto quello che nel nostro paese e anche in questa terra si fa per mitigare il rischio sismico, che significa studio, ricerca, che significa nuove tecnologie, che significa costruire una risposta più efficace per l'emergenza, ma che sempre più significa anche coinvolgere i cittadini. Quindi credo che poi tutti gli interventi di oggi siano essenzialmente serviti a far capire come è davvero venuto il momento che i cittadini in questo processo siano una parte attiva, che si sentano veramente sistema di protezione civile, che comincino a interrogarsi sul proprio territorio, quali sono i rischi che incombono, se la propria casa è una casa sicura, se i bimbi vanno in una scuola che è protetta dai rischi naturali e non, che cosa si può fare quotidianamente per essere protagonisti della prevenzione.